Ciao. Allora, no, non so se sta trasmettendo. Ditemelo. Devo capire un po'. Fatemi aprire la chat. Ho il telefono dalla parte opposta, quindi non vedo la schermata, ragazzi. Vediamo. Se YouTube mi aiuta, non mi aiuta, ottimo. Perché non mostra? Si è staccato il cavo della connessione, ragazzi. Oh mio Dio, si sta connettendo, credo. Vediamo. Oh, ecco, 19 spettatori. Ciao ragazzi, un bel like. Quanto tempo? Ma perché a me le live le fa massimo in 720p? Cioè, davvero non capisco questa cosa. Si vede il cuore. Accendiamolo. Ma perché siete così angolato? Io lo voglio meno angolato. Così. Ok. Vediamo. Allora, ragazzi. Fatemi leggere. Non ci vedo niente. Che cacchio sta scritto? Apri chat in una nuova finestra. Ok. Ora. Un attimo, ragazzi. Un secondo solo, ragazzi. Fatemi capire qua. Se il mio computer caricasse. Intanto ditemi se si vede e si sente. Live streaming offline, perché? Ah, unboxing della Befana, dai. Dai, bello. Ok. Buona. Dovremmo esserci, credo. Ok. Oh, 30 spettatori già online. Fantastico, ma perché è così? Vabbè. Però dovrebbe andare bene. Allora, fatemi leggere la chat. Aumento lo zoom, perché oramai sono cieco. Allora, ciao Pascal, ciao Lori, ciao Willer, ciao in 8K addirittura. Ma lo vedete anche voi così angolato male? Eppure è stato girato, che problema ha sto telefono? Si vede e sente bene, grazie Giuseppe, ciao Riccardo, ciao, ciao ragazzi. Allora, come state oggi? Ecco, così è meglio, però non si vedono più, non si vede più il cuore così, a me mi piaceva il cuore lì dietro, bello acceso, luminoso. Grazie Mirko. Domani inizia la scuola. Povero Mirko, dai, ora apriamo qualche pacco. Stiamo poco, una mezz'oretta. Sto bene, Lori, grazie. Mi vedete meglio, ragazzi? Mi si vede metà testa. Oggi apriamo tre pacchettini, tre pacchi. Allora, sti giorni, ok, sto meglio. Però, sapete, ci sono state tutte le feste, Natale, Capodanno, Befana, cioè non ho avuto tempo di montare un video, ragazzi. Io non capisco come facciano alcuni YouTuber a caricare 2-3 video al giorno anche in questo periodo. Non lo so, ragazzi. Per me è davvero improponibile una cosa del genere. 40 spettatori, ciao a tutti, ragazzi. Ciao Davide. Cinese, coreano? Credo che sia qualcuno che lavori dentro a Xiaomi o comunque abbia qualche contatto interno con l'azienda. E beh, in anticipo anche altri droni della Xiaomi. Quindi, ciao, ciao, ciao Stefania, Reprice, ciao. Ah, ho acquistato lo Xiaomi M1, ottimo, Rejark, ti piace? Ti è arrivato il film a 3? No, no. Purtroppo ne hanno spediti solo pochi dal sito ufficiale. Stanno avendo dei problemi di produzione. Un attimo che condivido la live su Telegram. Ragazzi, se non siete su Telegram, entrate, mi raccomando, c'è il link qui sotto in descrizione video. Siamo in live. Ora non sto leggendo la chat, ora arrivo e leggo tutto. Ok. Pubblico pure qui. E pubblico pure su Facebook. Allora, vediamo. Richards. Ciao, mi chiese per caso ci sono ancora in giro coupon per il Mi Drone. No, per ora è a 3,80, ma tra qualche giorno dovrebbe arrivare sui 3,60. Sto bene, Pascal. Che telefono mi consigli sui 300-350 euro? Prenditi, Madonna, ragazzi, questi giorni ho mangiato troppo. Prenditi uno Xiaomi, qualche Xiaomi. Il Mi A2, qualcosa del genere. Grazie, Luigi. Come si fanno le donazioni? No, tranquillo, basta un like, Luigi, non mi servono donazioni, grazie per il pensiero. Ok.
Comunque, ragazzi, se non lo sapete, ho anche un gruppo Facebook che trovate linkato in descrizione video insieme al canale Telegram, dove ci sono, quindi possiamo parlare anche di più se vi interessa. Entrate, è nulla. Donazioni sono da 500 euro, giustamente. Ok, ragazzi, possiamo iniziare. Grazie, Luigi. Quindi lasciate un bel like, ragazzi, perché siamo una sessantina nonostante siano le 11 e un quarto ed è un ottimo risultato. Lì ci sono il cuore luminoso, lì c'è il pannello LED. Ragazzi, questo non è il Nano Leaf, questa è la versione cinese, però funziona bene, quindi è bella anche lei. Ci sono tre pacchi da aprire. I robottini in una prossima live, penso questa settimana. Come si dona? No, Luigi, tranquillo, non donare, non serve, Luigi, basta un like. Non lo so, Mattia, aspetto di provarlo, perché io devo provare con mano, comunque. Sul Tello 2 no, no? Penso che se ne parlerà in primavera. Questo non è un periodo in cui escono molti droni, lo capite bene, è inverno, quindi non avrebbe senso far uscire droni in questo periodo, perché non li comprerebbe molta gente, quindi al massimo presentano qualche drone professionale. Per i droni più consumer dobbiamo aspettare la primavera o l'estate. È quello il periodo in cui escono i droni. Grazie, Classic. Grazie a tutti, ragazzi. Grazie per i vostri bei messaggi. Comunque, se vuoi proprio donare, dovrebbe esserci un tasto qui sotto, Super Chat. C'è una S, il dollaro. Comunque senza impegno, non preoccuparti ragazzi, basta un like come sempre. Allora, abbiamo tre pacchi. Abbiamo questo di DHL che mi è arrivato con 30 euro di dogana da pagare, ma comunque ma è ritardissimo la live, ragazzi, va davvero in ritardo. Poi abbiamo questo pacco senza dogana e quest'altro pacco con la dogana. Ragazzi, ho finito oggi di prendere l'antibiotico che è durato quasi un mese. Mamma mia, mi ha distrutto quell'antibiotico, ragazzi. Avrei preferito non prenderlo. Come va Bari? Bene, fa freddo, però va bene. X5 o X9? Non lo so, Mediatron. Dai, Davide, che poi ti mancherà la scuola. Ok, iniziamo. Prendo il taglierino. Non mi guardate le parti basse, mi raccomando. Da quale pacco iniziamo, ragazzi? DHL? Questo lungo o quello grosso? Quale iniziamo, ragazzi? Non rispendere tutti i miei. Ok, grazie Luigi. Il mio smartwatch è questo, ragazzi, che tra l'altro ve l'ho recensito e pubblico la recensione questi giorni. È la Amazfit Verge, davvero uno spettacolo. DHL, ragazzi, iniziamo subito col pacco grosso, cioè quello più interessante. 30 euro di dogana, quindi spero che qua dentro ci sia qualcosa di davvero interessante. Il mio best buy è stato ovviamente il Mavic 2 Pro, ragazzi. Che spettacolo quel drone, però purtroppo non posso usarlo molto sto periodo, capite bene. Ma no, perché? Il Fimi dovrebbe uscire tra il 15 e fine gennaio. Il 15 dovrebbe uscire in Cina, poi lo importano. Ok, c'è un altro pacco dentro questo. Vediamo. 30 euro sborsati di dogana. Ragazzi, like, mi raccomando. Se volete supportare il canale, non chiediamo donazioni. Cioè, non chiedo donazioni, però un semplice like. Poi, sta settimana faccio un'altra live per regalare i robottini. Magari la bomba che buona serata, buon anno Maurizio, buona Befana. Quanti siamo, ragazzi? Quanti siamo? Non riesco a vederlo. Oh, c'è tanta. Come si chiama questa? Quella plastica gonfia per evitare che si danneggi il pacco. Quindi dovrebbe esserci dentro. Ho uno smartphone. Ho un PC, anche se sembra abbastanza piccolo per essere un PC, o un tablet. Vediamo. Secondo voi cosa c'è qua dentro, ragazzi? Pluriboard. No, non è Pluriboard, questo è la plastica gonfia.
Davide, no, non mi piace parlare di politica, non mi mischio in queste cose. La chiave in mia. Il PC Gaming della Xiaomi, quale? Sto cercando di aprirlo, eh. Maschere per Chinese. Ciao Angelo. No, un computer non è. Quindi secondo me è o un tablet o uno smartphone e non riesco ad aprirlo. Li fanno a pressione. Ok. No. Non esce, ragazzi. Vi giuro che non esce. Ah, ecco. Bastava aprire qua. Ok. La scatola è comunque rotta. Vabbè, l'importante è che dentro sia a posto. Ta-ta-tam! Che cos'è, ragazzi? Che cos'è? Non capisco, c'è scritto One Mix. One Mix cos'è? Un telefono? Dietro c'è scritto specifiche M3, quindi forse non è un telefono. M3 cos'è? È un processore da computer. 256 giga di memoria. Windows 10. E che cos'è quindi? Un computer così piccolo? Lo apriamo, vabbè, questo lo attaccherò dopo, succede. Secondo me è un dildo. Ok, ho appena comprato. Mi dispiace, Pietro. Sì, l'ho visto, ciao Rocco, sì, l'ho visto. Laptop, un mini laptop. Light, ragazzi, dai, apriamo. Vediamo. Ta-da! Questo non ricordo di averlo comprato, sinceramente. Non so se me l'hanno mandato oppure l'ho comprato senza ricordarmelo. Ah, ragazzi, questo è il One Mix 2 Yoga, si chiama così. Sì, One Mix Edition 2. È un mini PC. Carino, guardate. Cazzo di plastica. Mini PC, sì. Ok. Ho cominciato vibrazione. Ok, guardate, ragazzi, vi faccio sentire il rumore della plastica. Che a me dà fastidio, a qualcuno piace. Bello. Parte anteriore. Parte posteriore. Ve li metto in descrizione i video, ragazzi. Appena finisce il video, ve li metto qui sotto in descrizione. Ecco. C'è anche una griglia da reazione qua sotto. Vediamo le prese. Se me le fa vedere sulla schermata, vediamo cosa c'è. Abbiamo una USB, USB-C, micro SD, microfono, auricolari e alimentazione. E dietro c'è un'altra griglia da reazione. Davide, chi lo sa? Cosa stai dicendo, Luigi? Ciao Francesco, dati tecnici. Interessante. Guardate che bello. Se non ricordo male, ragazzi, questo si dovrebbe girare. No? Ho paura di romperlo. No, si gira. E diventa un tablet, un mini tablet con Windows 10. Guardate che figata. È touch. Proviamo ad accenderlo. La tastiera, vediamo la tastiera. Non ci sono le accentate, ovviamente. C'è il trackpad, non so come si chiama questo tipo. C'è anche il lettore di impronte digitali e accendiamolo. Luigi, ma che stai dicendo? Vabbè, dai, blocchiamo Luigi. Secondo me, mettiamolo in timeout. Ciao Domenico. Ok, proviamo ad accenderlo, vediamo se si accende. Si è accesa la lucina. Ok, One Netbook. Bello. Ragazzi, un bel like se vi piace, se volete una recensione, cerco di farvela. Io ne ho uno simile della GPD Win,
che però non recensì perché era un po' lento. Questo invece ha un Intel M3, 256 giga di memoria interna, SSD, 8 giga di RAM e quindi è anche abbastanza potente per essere un mini PC. C'è la luce riflessa, così dovrebbe andare meglio. Grazie Paolo. Stefania è Ray Price, c'è qui sopra. Stiamo Nintendo DS, è bello d'estetica. Vabbè, bisogna tutto configurarlo, però credo. Vediamo se c'è l'italiano. No, c'è l'inglese, però penso che si potrà mettere poi l'italiano. È touch, tutto touch, e bisogna configurarlo, ragazzi. Però è davvero molto bello. Volete una recensione di questo? Fatemelo sapere. E se si gira. Diventa un tablet figo, ragazzi, davvero bello per lavorare in mobilità. Bello, interessante. Spegniamolo se ci riesco. Ok, One Mix 2, ragazzi. One Mix 2, e vediamo se il caricatore è italiano. E poi arrivo a rispondere alle vostre domande. Vediamo. Sì, è anche italiana la presa, ragazzi. E questo lo trovate su Gearbest. Se non sbaglio, c'è anche una penna compatibile. Sapete quelle penne a pressione, no? Per disegnare, lavorare. C'è anche quella. Ok, carino. Da recensire. Ora arrivo in chat. Leggiamo. Leggo cosa avete scritto. Se riesco a metterlo dentro, ragazzi. Non entra, è entrato. Ok. Niente adattatore, eh no, niente adattatore perché è la presa italiana, fortunatamente. Ho spacchettato solo questo, il One Mix, mettilo dentro. Ragazzi, like, mi raccomando, vi faccio vedere una cosa. Questa è la GPD Win, che non vi ho mai portato in recensione. È un altro mini PC, molto meno potente di quell'altro nuovo. Ha uno schermo più piccolo, però guardate, ha la plancia di gioco, è fatta per giocare agli emulatori tipo del Game Boy, della PlayStation, e non era male, però non lo so, è un po' lentina. Ora è uscita la GPD Win 2, se riesco ad avere quella vi faccio la recensione di quella magari. Ok, ciao Carlo, la Migia io la uso spesso ed è ottima, hai fatto un buon acquisto. Un like, ragazzi. Ci sono altri due pacchi da aprire e sono le 11:30, ragazzi. Domani chi ha scuola di voi? No, non lo so, Carlo. Io ora sto usando il DJI Osmo Pocket. Eccolo. Mi sto trovando molto bene con questo, ragazzi. Ho già fatto la recensione e spero di pubblicarvela in questi giorni. L'Osmo Pocket, bellino. No, mi sto trovando bene perché ha una bella qualità di registrazione. Devono un po' sistemarlo. Ci sono un po' di problemini, però niente che non possa essere risolto con qualche aggiornamento. Però la cosa che mi ha sorpreso più di tutti, ragazzi, è questa, che è la. Come si chiama? La Insta360 One X con doppia fotocamera, registra video a 360 gradi e potete farci delle cose davvero molto 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 belle. Ok, e nulla ragazzi, passiamo al prossimo pacco, vediamo cosa avete scritto intanto. Grazie Fly 73 Osmo Pocket, ce l'ho, top. È ottimo, sì, devo sistemare un po'. Io aspetto l'adattatore per mettere i microfoni esterni a clip, perché il microfono fa un po' schifo, quindi aspetto che esca il supporto esterno. Un terrapiattista? No, mi dispiace. Comunque sì, la terra è piatta. Che succede, Fabio? Che cosa stai dicendo? Cosa 73? Ah, è uscito, Piet, non lo sapevo. Dove? Sul sito DJI? Quanto costa? Quando vidi io la settimana scorsa non lo trovai. E apriamo un altro pacco. La testa è a forma di Homer.
nel 2010 andavano molto i mini PC prima del tablet. Ma no, quelli erano i netbook, si chiamavano. Questo invece è praticamente un tablet, è anche touch, è ancora acceso. Può essere molto comodo per lavorare in giro senza avere appresso il computer portatile. Dipende dalle esigenze, però una recensione voglio farvela. Dovrebbe costare, ve lo dico subito, ve lo cerco. Anche a Napoli facciamo i pacchi, non ne dubitavo. Vediamo se lo trovo sul canale Telegram, vediamo, yoga, One Mix 2 Yoga, vediamo su Gearbest quanto costa, poi ve li metto in descrizione dei video ragazzi ovviamente, costa al momento 850 euro senza offerta. Questo mini PC costa 850 euro, è un po' tanto. L'ho visto in offerta sui 550 euro su Gearbest, si vede che sono rimasti pochi pezzi, quindi hanno tolto l'offerta. No, sì, è arrivata la Befana, però a me non piacciono i dolci. Non mi piacciono molto i dolci, passiamo a un altro pacco. No, ce ne ho già troppi, prostata. Un po' troppo, sì, un po' troppo. Ciao Giuseppe. Ok, passiamo alla prossima, ragazzi. Like, mi raccomando, se volete supportare il canale, vediamo cosa c'è qui dentro. Che c'è scritto sopra? Headset. Quindi dovrebbe essere una cuffia da gaming, non lo so. No, vediamo. Taglierino. Apriamo. Comunque c'è più di un oggetto qua dentro. Queste live notturne, ragazzi, vi piacciono? Sì, c'è un po' di roba. Vediamo. Da cosa iniziamo? C'è qualcosa di morbido. Che cacchio è? Oh mio Dio. Ho paura, ragazzi. Che cos'è sta roba? È una sciarpa. Ah, è vero, ragazzi. Questa è una sciarpa con una resistenza interna, una resistenza che si accende e si riscalda. Quindi è una sciarpa autoriscaldante elettrica. Ok, ho un po' di paura ad usarla, però sì, dovrebbe essere questa. Infatti, qui c'è il cavo di connessione. Si mette una mini power bank qualcosa in questa tasca e si accende. Vedremo se funziona, ragazzi. Carina, ci posso fare un mini video. Ciao Marco, la sciarpa riscaldante. No, dai, voglio provare a mettere la power bank della Xiaomi. Qui bisogna metterci qualche power bank piccola, quelle da pochi milliampere, tanto non penso che assorba più di tanto. Vediamo se si accende. Allora, mettiamo il cavo USB nella power bank. Guardate, ragazzi! Si era acceso. Ok, sta riscaldando. Vedremo ragazzi, non lo so, mettiamo un attimo da parte, poi vediamo. Ho paura di indossarla. Quando arriva il nostro drone Fimix 8.6, non lo so, l'aspetto pure io, dovrebbe arrivare a febbraio. La mia PS1, grazie a te, misteri. In effetti è una possibilità, prostata. Ciao Giancarlo. Se esatto. Like ragazzi, vediamo cos'altro c'è qui dentro. Vediamo. Tiriamolo fuori. La sciarpa smart. Vabbè, si riscalda solamente. Sì, credo che si stia.
riscaldando. Vabbè, farò un video quando capirò come funziona. Se lo capirò. C'è un coso lungo. Ah, giusto. Comunque, ragazzi, i link di questi prodotti poi ve li metterò tutti in descrizione video. Questo l'avevo preso per Natale, però non è arrivato in tempo. Vabbè, pazienza, ce n'ho già uno. Ed è il vibratore della Xiaomi. A qualcuno sicuramente potrà piacere una cosa del genere, tipo a Domenico che ora è in chat. La sciarpa è di Xiaomi? No, non è di Xiaomi. Questa è di Xiaomi. Domenico, guarda. È il secondo che prendo, ce n'ho già uno. E serve ad avvitare e svitare, ragazzi. Vabbè, è per i tappi delle bottiglie, no? Le bottiglie di vino. Io nemmeno lo bevo il vino, comunque. Ok. Ah, figurati Dani, quando mi vedi puoi fermarmi quando vuoi. Buonanotte, Marco. C'è ancora capo. Ma che cosa scrivi? Manneggia prostata, manneggia. Like ragazzi, passiamo al prossimo. Al prossimo oggetto. Ah, queste sono le cuffie. Vediamo. Comunque l'ho vista anche su Amazon quella sciarpa, su Gearbest costa una ventina d'euro, su Amazon l'ho vista a 50 euro tipo. Non riesco ad aprirlo. Ditemi di cosa volete le recensioni, ragazzi. Ok. Allora, io sto provando le cuffie della Xiaomi, invece queste sono della Alpha Wise. E sono auricolari Bluetooth semplici, guardate, si mettono qui, è magnetico e caricano. La particolarità è che la base di ricarica di queste cuffiette Alpha Wise è metallica, quindi è molto resistente, e c'è anche una presa USB. Infatti questa è anche una power bank, ragazzi, e questa secondo me è una figata. Ci sono anche i LED che indicano quanto è carica questa mini power bank da 2100 mAh. Interessante, sono cuffie Bluetooth più power bank incorporata. Alpha Wise è un marchio interno a Gearbest, quindi cioè è esclusivo di Gearbest, fa cose interessanti, tipo Xiaomi. Dateci un'occhiata. Sì. Poi ve le metto in descrizione video, ragazzi. Quando finirà la live, metto tutti questi oggetti in descrizione video. Due cotton fioc, anche quelli non sono male. Come cuffiette wireless, queste sono ottime. Mi avete detto già che qualcuno di voi le ha provate e funzionano molto bene. Alpha Wise T2C, qualcosa del genere. Poi ve le metto in descrizione video. Recensione di UT3, guarda, questo periodo a Bari non si può usare la bici perché piove, nevica, quindi appena il tempo è migliore faccio la recensione. Ciao Brindisi, ciao Mirko. Ok, e anche queste le abbiamo viste. Ragazzi, io in questi giorni in cui non ho fatto video si sono accumulati una cinquantina di pacchi. Non so come farò, però troverò un modo. Abbiamo anche questo, lampada 3D Fashion Life. Ciao Michele, che bel nome che hai, Michele. Ah, questa ne ho presa una per provarla, ragazzi. Sono quelle lampade 3D e si mette questo dentro. E dovrebbe fare un effetto, vediamo se riesco a usarlo. Che cosa ti serve, prostata? Oggi niente adattatori, Stefania. Stranamente niente. È Darth Vader di Star Wars, ma si vede la testa tagliata.
bisogna attaccarlo alla corrente. Vediamo se riesco con una power bank. Vi faccio vedere. Se non sfondo il coso. Vediamo. Ragazzi, sono manovre complicate queste, eh? Ok, carina ragazzi, vediamola al buio. Guardate. Vi piace? Dovrebbero esserci anche altri colori. Dalla live non si capisce bene, però l'effetto è bellino, dai. Non è niente male. Vabbè, accendiamo la luce di nuovo. Bella. Poi ve la metto in descrizione video, anche questa. Ora vengo a leggere la chat, ragazzi, eh. Siamo 101 spettatori, ragazzi. Un bel like. Decisamente sì, Dani. Troppe cose. Bella, insomma. Sarà bene, insomma. Ma sì, dai, costa poco, mi pare una decina d'euro. In che senso siete poveri a Bari, Luigi? Luigi, ma non capisco i messaggi che stai mandando. Ok, alzo un attimo. Ci sono anche le istruzioni per la lampada. Vediamo che altro c'è. Che ore sono, ragazzi? Sono le 11:40. Wow, mi sta venendo sonno. Ce la faremo. E sono regali di Natale? No, roba che ho comprato o che mi hanno mandato praticamente. Vediamo cos'è. Retro FC, ragazzi. Sarà la decima Retro FC che compro. È una console da retro gaming con i giochi del NES preinstallati. Ci sono 168 giochi. Questa l'ho comprata perché è diversa, guardate che bella, è trasparente, mi piace. C'era un Game Boy Color così trasparente e mi piaceva tantissimo. Questa è il clone esteticamente. Molto bello trasparente, ragazzi, davvero carino. Poi vi lascio il link della recensione. Ciao Giovanni, cosa tratti sul canale? Un po' di tecnologia, un po' di droni e roba varia. No, ma telefoni non li prendo tanto. Ho rubato, può essere. Luigi, ok. La coperta del vuoto che è dietro da Amazon. Cerca coperta Fallout su Amazon, dovresti trovarla. Grazie, video amatore. Ciao King, like ragazzi. Nulla. Questo è finito, sto pacco. È rimasto un pacco. Questo pacco. Arriviamo a 50 like, ragazzi. Ah, buonanotte Stefano. Buon ritorno a scuola, Stefano. Il Pet Beat della Xiaomi. Purtroppo no, perché l'applicazione è solo in cinese. Poi ti lascio il link, cioè lascio il link per tutti ragazzi in descrizione video, vi lascio il link di tutti questi oggetti. Grazie, grazie Simone. Grazie Simone. Sì, ma sono le batterie dei vecchi telefoni Nokia, si trovano su eBay tranquillamente, sono quelle batterie ricaricabili, quindi durerà una vita. Ah, su Amazon sì, quella sciarpa sta un botto di soldi. Su Gearbest sta sui 20 euro. Poi la lascio in descrizione. I miei stanno in galera, mi dispiace. Ok, dai. Ultimo pacco, ragazzi. Poi andiamo tutti a dormire perché sicuramente avete tutti sonno. Cioè, io ho sonno. Voi non lo so. Vediamo cosa c'è qui dentro. Vediamo, ragazzi. Hai la PS4? Sì, PS4 e Nintendo Switch. Ci sono due cose qua dentro. Abbiamo questo, l'endoscopio, ragazzi. L'endoscopio, questo strumento che si ficca nei buchi.
Si attacca al telefono e una telecamera con la luce LED. Lo mettete in qualche buco e vedete dentro al buco cosa c'è dentro. Non il buco che pensate voi, eh? Tipo nel motore, nei televisori, nelle lavatrici, qualcosa del genere, insomma. Osmo Pocket, già provato, lo sto testando, sì, voglio provarlo per bene, ce la trovo. Ok. Cosa vuoi vedere, Luigi? Una buona power bank da viaggio. Guarda, io uso quella della Xiaomi da 10.000 mAh, va benissimo, è davvero ottima. La parola buco. Guarda. Poi faccio la recensione, provo un po' di buchi e vediamo in quale entra meglio. La potenza di che cosa, Davide? L'orecchio, sì, anche l'orecchio. E poi ragazzi, qui dentro c'è un'altra cosa. Un'altra cosa pelosa, no, sto delirando, ragazzi. Ah, sono due cose, ragazzi. E sono delle cose che volete vedere. E farò presto il video con Stefania, penso già questa settimana. Di cosa si tratta, ragazzi? Ta-da! Queste sono delle figate, si chiamano Kingcraft. Sono dei robottini che, cioè, voi controllate i due pugni con questi controller. Quindi una mano e dovete colpire l'altro robottino alla testa. Hanno i punti vita, mi pare 5 punti vita. Quando colpite il robottino avversario 5 volte, lui perde la partita, si disattiva. Sono dei giochini davvero bellini. Non lo so se stanno su Amazon. Io l'ho preso da Gearbest. A me servono le pinze? Eh no, non ce le ho quelle. Non lo so, Megatron, non mi è più arrivato. Non lo so. Ecco, ragazzi, guardate che figo. Questi sono i due controller, una mano e una mano, cioè hanno il sensore di movimento dentro, e questo è il robottino, che è bello. Cioè, ragazzi, è un giochino davvero carino da fare con qualcuno. Mi pare costi sui 20 euro l'uno, quindi dovete... 20 euro circa, sì. Poi ve lo metto in descrizione, dovete comprarne due ovviamente, altrimenti giocate da soli, e non è bello. Goldrake. Migliori cuffie da gaming, 30 euro, non stanno bene nella stessa frase queste due cose. Ma no, perché soldi buttati? Sono molto carine queste cose invece. Sono molto divertenti. Meglio questi 20 euro che spendere 20 euro per 4 pacchi di sigarette, ragazzi, no? Come si diventa mod? Eh no, per ora non mi servono altri mod, Dano. Luigi, non essere volgare. Ok. Grazie. Come si chiamano i robottini? Si chiamano Kingcraft. Però ve li metto in descrizione i video, ragazzi. A fine la live. Stavo digerendo. Oh, l'endoscopio, sì, hai LED davanti. Sì. E stanno anche alcuni accessori. Tipo il magnete. Se volete recuperare qualcosa di magnetico da dentro un buco o qualcosa. Esatto, sorridere. Giovanni, bravo. Ciao Roberto. E allora ragazzi, questi sono i pacchi, roba molto interessante. Devo fare sicuramente una recensione su queste AlphaWise che sicuramente vi interessano. Il mini PC, questo è bello, mi interessa. Non so quanti di voi siano interessati a comprarlo, però ve lo faccio vedere nel dettaglio. Il vibratore della Xiaomi. Non penso che vogliate una recensione di questo. E che altro c'è da recensire? La sciarpa, sì, anche la sciarpa. E i robottini. Sì, Dani. Nicolò, non so chi sia quella persona. Un bel like, ragazzi, se volete supportare il canale, come sempre. Dopo mette link, Luigi. Non si scrive così, endoscopio, Luigi. Gli alieni. Oh, Xiaomi fa anche un telescopio che dovrebbe arrivarmi a febbraio e fa anche le foto. È figo. Poi ve lo mostrerò.
No, questa settimana farò una live con l'estrazione. Grossi. Va bene, Nicolò, poi cerco. Sì, decisamente sì. Ho già recensito un imbuto vaginale per pisciare in piedi per le donne. Sì, è stata una cosa abbastanza triste. Trovate la recensione qui sul canale, un po' di mesi fa. Grazie, Nicolò, grazie. Sì, Roberto. Non so se mi arriverà prima l'X8 oppure la 3. Non bestemmiare, Luigi, non bestemmiare. Niente bestemmie. Ok. Abbiamo sospeso un po' Luigi, ragazzi. Forse è un po' ubriaco, non lo so. Notte, Piero. Delle cuffiette Bluetooth. Sì, ragazzi. E voi invece? Avete avuto qualche regalo anche oggi alla Befana? In questi giorni scende a 300 il Mi8. Boh. Prova a chiedere a Gearbest domani, Nicolò, in caso metto l'offerta su Telegram. E nulla, ragazzi, siamo arrivati a mezzanotte meno 10. Grazie a tutti per aver partecipato a questa live. Eravate in tanti, oltre 100. Che cazzo? No, ragazzi, dai. Non scendiamo nel trash, per favore, nel trash. Grazie, ragazzi. Mi raccomando. Se volete supportare il canale, un bel like, niente donazioni, un semplice like. Poi in descrizione di video trovate il link per Telegram, canale offerte e canale Instagram e Facebook. Ragazzi, entrate, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. E in questi giorni arrivano un po' di recensioni, specialmente per questo che interessa a molti di voi. Un tablet, Maurizio, un tablet, no, non lo so, tablet, ne stanno facendo davvero pochi di tablet ultimamente. Grazie a video amatore, non mancherò. Ciao Carmelo, ciao Giuseppe ragazzi, buonanotte a tutti. Lasciate un bel like per finire la live. E nulla. No, non gioco più a FIFA, non ho più tempo per giocare purtroppo. Ciao Amelia, buon ritorno a scuola, buon ritorno al lavoro. Vabbè, oramai. Buonanotte ragazzi, buonanotte a tutti. Oh, ciao ragazzi, alla prossima. Se volete più tardi o domani, venite qui sul video, commentate, dite quello che volete e in descrizione troverete i link per acquistare questi prodotti. Ora vado perché devo mettere tutto a posto, devo finire di caricare questo video e poi vado a dormire, ragazzi. Buonanotte, ciao a tutti.